piacerebbe introdurre la sapienza degli oracoli caldaici e della teurgia. Caldaici vengono definiti così forse per un'ispirazione a questa dimensione, ma in realtà sono testi scritti in greco da Giuliano il Teurgo in epoca primo-secondo secolo d.C., per quel che mi è riuscito di capire, ed è uno studio che ho fatto molti anni fa, facendo questa prima edizione italiana. Ora, cosa c'è di affascinante negli oracoli caldaici e nella teurgia? Innanzitutto la bellezza dei testi e la loro potenza evocativa. Infatti sono testi frammentari di cui vi leggerò alcuni frammenti. L'altro è che la teurgia significa azione sugli dèi, agire sugli dèi, non va confusa come qualcuno fa con una sorta di dominazione da parte del mago sugli dèi, perché fa anche un po' ridere, ma effettivamente erano delle azioni rituali in cui c'era un medium, il doceus, colui che accoglie in greco, che entrava in contatto con le divinità, principalmente Apollo e Ecate, Apollo solare, Ecate più lunare, e le divinità parlavano attraverso di lui. Veniva chiamata anche opera del fuoco, perché il fuoco era centrale, il fuoco è la luce. Culmina in un frammento che leggerò per ultimo, che è una, secondo me, delle più raffinate trasposizioni in scrittura di quello che può essere una meditazione profonda, focalizzata. E potremmo immaginarci l'incontro tra i teurghi, che era ovviamente agli incontri riservati a iniziati e vincolati al silenzio. C'è proprio un frammento che dice: mantenete il silenzio, o iniziati, ma noi abbiamo alcuni testi. Possiamo immaginarci una radura nella notte, uno spazio nella notte con un fuoco e il medium che viene posseduto dal Dio e parla. Ma perché si rivolgevano in questo modo agli dèi i teurghi? Non per ottenere poteri magici di tipo, come dire, piuttosto basso, no? Di azione sulla realtà. Poteva esserci anche questo, e la tradizione tramanda anche questo. Ma sostanzialmente per essere guidati dagli dèi, condotti dagli dèi alla conoscenza e soprattutto a stati di coscienza sapienziali che consentissero di entrare in contatto con il principio fondamentale del mondo, che si chiamavano Pater, il grande padre, e che però si articolava in varie figure, tra cui il Nous, di cui abbiamo parlato mille volte, ma anche la figura della dea Ecate, che fa un po' da mediazione tra il mondo intellegibile della luce e il mondo visibile. Vi do un'idea, per esempio, di quando il Dio parla attraverso il medium. C'è un frammento che dice: non mi regge il povero cuore del medium. Cioè, a un certo punto il Dio sente che il medium non è più in grado di accoglierlo dentro di sé e lo comunica, ma è il Dio che parla attraverso il medium. In un altro caso il Dio dice di essere stato incatenato dal medium e dalla cerchia teurgica, dice: ascoltami, è il Dio che parla, o la Dea, anche se non vorrei parlare, poiché a forza mi incatenasti. C'era anche la pratica, per esempio, di creare delle statue con dentro gli attributi fondamentali degli dèi, e quindi in qualche modo condensare, concentrare in un oggetto la presenza del Dio. E si diceva anche che queste statue fossero statue animate che parlavano e pronunciavano oracoli. Dobbiamo pensare a dei circuiti iniziatici particolari,
in cui tutti erano coinvolti in stati di coscienza non ordinari, e questa è la condizione perché si verifichino fenomeni non ordinari. Un altro frammento dice: per quale motivo dall'essere che sempre scorre evocasti me, la dea Ecate, parla sempre lei attraverso il medium, così, con costrizioni che domano gli dèi? E poi, per chiudere la seduta, chiamiamola medianica, di contatto con gli dèi, dice: sciogliete ormai il Signore, il mortale non può più contenere il Dio. E così possiamo immaginare che si sciogliesse una seduta di medianismo teurgico. Adesso vi leggo invece dei frammenti che riguardano la anamorfosi del fuoco, cioè anamorfosi è quando, tipo, guardiamo un soffitto, ci sono le macchie d'umidità, ci vediamo un cavallo, no? Oppure una. E dice. Quindi qui si tratta proprio di una meditazione del fuoco che dice: così invocando, vedrai un fuoco tendere a guizzi verso il vortice dell'aria, simile a un fanciullo, o anche un fuoco senza forma, onde scaturisce una voce, o vivida luce, ronzando, avvolgersi a spirale intorno alla terra, ma anche un cavallo, della luce più fulgida a vedersi. E un fanciullo montato sul dorso rapido di un cavallo, infuocato o coperto d'oro, o al contrario nudo e ancora ritto sul dorso, che lancia dardi. Visioni di grandissimo fascino e potenza. Ancora, se me lo ripeterai più di una volta, vedrai ogni cosa in forma di leone, perché allora non è più visibile la massa ricurva del cielo, gli astri non brillano più, la luce della luna è velata, non si regge la terra, tutto si vede per folgori. Quindi è questa fuoco-luce che si manifesta improvvisamente squarciando la trama ordinaria della vita e della percezione. E un altro che dice: ma quando vedrai il fuoco più sacro rifulgere senza forma, guizzando negli abissi di tutto il cosmo, ascolta la voce del fuoco. Quindi la teurgia veniva chiamata anche opera del fuoco, e quello che, a cui tende è la liberazione dalla catena della necessità. Questo è importante perché attraverso la pratica teurgica l'iniziato tende a liberarsi dai vincoli dell'incarnazione e a riconnettersi con la propria dimensione di luce, la dimensione noetica di contatto con l'assoluto. Un frammento dice: nel gregge della fatalità non cadono i teurghi. O ancora abbiamo la visione della dea Ecate, che viene descritta in una maniera veramente meravigliosa quando si dice: nel frammento i capelli della dea balenano allo sguardo in un brivido di luce. O ancora, sulle spalle della dea una natura incolmabile si libera. Quello che viene raggiunto è uno stato di coscienza luminoso e numinoso, e anche la percezione della connessione con il tutto. C'è un frammento bellissimo, quasi un mantra, che dice: eroti bathei, d'abissale amore, sarebbe eros, no? Batus, profondo. Un altro frammento allude proprio alla rivelazione della luce che è la radice di tutte le cose. Tra l'altro, apro una rapida parentesi: se uno di noi va a leggere l'ultimo libro di uno dei fisici più importanti del Novecento, ma anche di adesso, Federico Faggin, Irriducibile, vede che a un certo punto il fisico che ha inventato i microprocessori parla di una sua esperienza mistica, improvvisa, in cui percepisce se stesso e tutto il mondo come fatto di luce, e poi da fisico, da scienziato, si mette a studiare
Tutto questo egli lo risolve in chiave quantistica, poi dicendo che il grande uno è comunque, c'è una grande coscienza che attraversa tutte le cose, e egli la riduce in termini quantistici, però traduce in termini scientifici quella che è un'esperienza mistica, quale poteva essere quella dei teurghi, quando in un altro frammento dicono cosmo solare, luce totale, Eliakos cosmos, holon phos. E chiudo leggendovi questo frammento molto impegnativo, ma le cose impegnative sono corrispondenti al fatto che anche la vita è molto impegnativa e anche complessa, in cui c'è secondo me una condensazione della focalizzazione meditativa a cui giungono i nostri teurghi, e che è paragonabile alle grandi acquisizioni proprio della mistica più raffinata dell'Oriente, di tipo upanishadico, shivaitico e dell'Occidente. E dice: c'è un intuibile che devi cogliere con il fiore dell'intuire, perché se inclini verso di esso il tuo intuire e lo concepisci come se intuissi qualcosa di determinato, non lo coglierai. È il potere di una forza irradiante che abbaglia per fendenti intuitivi. Non si deve coglierlo con veemenza, quell'intuibile, ma con la fiamma sottile di un sottile intuire che tutto sottopone a misura, fuorché quell'intuibile. E non devi intuirlo con intensità, ma recando il puro sguardo della tua anima distolto, tendere verso l'intuibile, per intenderlo, un vuoto intuire, perché al di fuori dell'intuire esso dimora. Quindi siamo proprio di fronte a una condensazione in parole di un'esperienza mistica diretta di contatto con l'assoluto che non può essere mai colto, mai afferrato, perché c'è sempre un sovrappiù di esso che sconfina nell'indicibile. Potete trovare tutto sui nostri relatori sempre ai link sotto al video in info box, oppure digitando il nome di vostro interesse nel nostro shopping online. Acquistando da noi sostenete questa realtà e le librerie indipendenti che lavorano per essere originali. Vi ringraziamo di sostenerci e seguirci sempre. Tramite iscriviti, abbonati e il pulsante grazie avete contribuito a rendere grande questa realtà.